oggi siamo andati a scovare un nuovo vino da testare. Questo è un vino rosso tipico del lago di Como. Questo è un Domasino e della zona IGT Terre Lariane. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. A prima vista la bottiglia si presenta lineare con un'etichetta che raffigura unicamente il luogo di provenienza, il lago di Como. Al momento dell'apertura notiamo subito che la capsula non è perfettamente fissata al collo della bottiglia, tuttavia il tappo che vi si trova al di sotto non presenta anomalie. Il tappo è di tipo composto, agglomerato nella parte centrale e con due dischi di sughero all'estremità, sistema sicuramente idoneo alla corretta chiusura. A livello visivo il vino si presenta di un gradevole rosso rubino, non particolarmente intenso, che lascia intravedere cosa c'è al di là del vetro. Un'elevata densità, visibile alla rotazione del bicchiere, caratterizza questo Domasino. Al naso subito si percepiscono un aroma piacevolmente speziato e un piacevole sentore fruttato, in particolare ciliegia e amarena. Un po' evidente la sensazione alcolica, che non risulta comunque troppo sbilanciata rispetto al resto nel complesso. L'intensità aromatica è media, nessun difetto di vinificazione è riscontrabile. Bocca il tannino risulta morbido, si ritrovano anche al palato le note speziate, conseguenza di un probabile passaggio di affinamento in barrique. Una gradevole pungenza ci accompagna durante la deglutizione, ma purtroppo corposità e persistenza non sono particolarmente elevate in questo vino. Dopo aver valutato tutte le caratteristiche di questo vino, possiamo abbinarlo tranquillamente a primi piatti o anche secondi piatti di carne non particolarmente grassi, e oserei dire che possiamo abbinarlo anche con piatti di pesce particolarmente speziati. Mi raccomando, seguiteci su Facebook e su YouTube. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!